sono 80 km orari di vento. Siamo nella Singapore del Mediterraneo. Alzi la mano, chi lo sa dove siamo? Nella ventosa Malta. Sorry. Cominciamo la nostra esplorazione dell'isola proprio dalle sue cittadine più famose e turistiche, dal Jezira a Slima fino ad arrivare a St. Julian e il quartiere di Paceville. Andiamo! La parte orientale dell'isola, che guarda la Sicilia occhi negli occhi, è quella in cui svettano alti palazzoni, tutti rigorosamente vista mare. Motore finanziario ed economico di Malta, su questo lato di costa si trovano molte delle aziende che danno lavoro ai maltesi, ma anche a tanti espatriati che provengono da tutte le parti del mondo. Ti gusta Malta? Mucho! Ma la cosa bella è che persino nei porti, perché tutta questa costa accoglie tanti porti dove parcheggiano gli yacht, così come le barchette di pescatori, hanno l'acqua azzurra persino al porto. Facciamolo vedere, va? Guardate qua. Nell'infinito lungomare sfilano i banchetti delle offerte turistiche, che vanno dalle gite in barca alle immersioni, e qui si concentrano anche gran parte degli hotel, dei bar e dei lidi, dove si può ascoltare buona musica mentre ci si gode il mare sorseggiando un drink. Ci saranno oggi sui 24 gradi, forse anche qualcosina di più, visto che c'è un sole che spacca le pietre, ma addirittura i cagnolini sono vestiti con i cappottini. Questo vi fa capire come i maltesi e in generale la gente che vive qui ha una percezione totalmente distorta del concetto di temperatura, perché per loro 23 gradi, cioè questo è pieno inverno. Siamo un po' viziati, mi ci metto anch'io, perché anche i siciliani hanno sta roba qui, ma non fa per niente freddo. Se poco poco ci si allontana dal lungomare per inoltrarsi nelle viuzze di queste città, ecco che l'atmosfera cambia e finalmente si viene a contatto con un cuore isolano più autentico e meno patinato. Eccole le casette maltesi dalle imposte colorate e i balconi chiusi dalle cui vetrate spiare il mondo. Esistono solo qui, con la loro luce color miele e quel tocco d'altri tempi, ordinate eppure irriverenti in quel loro essere così vivaci, pur nella compostezza tutta inglese. Malta è piena zeppa di localini e locali molto molto belli. Andiamone a visitare qualcuno. Al lungomare di Slima, andando a Point Tignè, vi imbatterete nella più bella vista da lontano di Valletta. Eccola lì, è così vicina che se allungo la mano va a chiappo. Tignè Point è uno dei luoghi più in di Malta, lo potete vedere dalla cura che è stata messa nel creare questi bei giardini mediterranei, e le case che sono qui, essendo praticamente di fronte a Valletta, costano una cifra spropositata. Stiamo parlando di diverse migliaia di euro. Ma non ha vista su Valletta, che è bellissima. Pratica Tignè Point è la City Life di Milano, per farvi capire un attimino, darvi un paragone realistico. Vediamo cosa c'è qua. Ci sarà un bel tuffo da qua.
Wow! Qua siamo a mare aperto, eh? Allora, diciamo che non è agevole se vi volete fare un bagno, perché d'estate qua il sole scortica e andare giù e su sugli scogli, però il mare è bellissimo, di un azzurro. Oggi non lo vedete perché c'è tanto vento, tanto per cambiare, quindi è un po' trubulo, però è meraviglioso. Ti regalano qualcosa qua? Te la senti? Luzzica. È un po' strapiombo. Ma perché dobbiamo scendere qua? Scusa, non l'ho capita. Non lo possiamo ammirare da sopra? No, volevo far vedere ai nostri amici come sono le piscine di qua sotto. E andiamo a vedere le piscine qua sotto. Yeah. Colpa vostra, ragazzi. Come around, lay down your telephone. No, we don't. Ammazzando per fare questa ripresa. Si tratta di piscine naturali, nel senso che un po' sono naturali, un po' sono state modellate dall'uomo, e vengono utilizzate per farsi il bagno perché sono comode e non è facile salire e scendere dagli scogli, ma loro hanno fatto delle scalette, dei punti di appiglio, e quindi si fanno il bagno anche da qui. Perché ti tieni? Cioè, non caca di Napoli. Allora, io soffro di vertigini da morire. In più c'è un vento che mi porta via. Io non ho un grande peso specifico, quindi ho paura. Vabbè, tira fuori le alette e vola. Ora sì. Vi volevo dire che tutta questa scena per dirvi che sugli scogli potete fare un trekking, vedete c'è la strada segnata che vi porta da Slima direttamente fino a San Julian e prosegue. Quindi se volete una strada alternativa lontano dalle macchine, non affollata, venite sugli scogli e ve la fate scoglio scoglio. E Barbara vola. Quindi questa, raga, è la city life di Malta. Assomiglia un pochino, eh? Ma che bella. Però city life senza Fedez e la Ferragni. Vabbè, ragazzi, dobbiamo farci una ragione. Ci sono i Ferragnez di Malta, impronta Nomadez. Eccolo qui, il centro commerciale di Malta. The point. The point, il punto. Tutto incastonato sottoterra, eh? Quindi perché la tutto sottoterra. Che abbiamo fatto Zira, Slima, lungomare di Slima, Tigne Point, vi porterà poi al principale centro commerciale di Malta. Blow me down from this pedestal. Younger me has been ready. I'm shedding flakes of gold. Si può? Si può, eh? Ci mettiamo qua. Sportino, quello là, sono questo. Raga, una semplice briochina. Non ne vuoi un pezzettino, Barbarella? Lei vuole le cose ancora un po' più sporche, un po' più grasse, vero? Ma no, non mangio schifezze, non ne posso mangiare. C'è un purpurì di monopattini che potete usare qui a Malta. Scegliete il vostro colore preferito. Andiamo a fare un giretto? Sì, come no. Con questo bel vento. Però possiamo dire che Malta è molto organizzata. C'è un sistema perfetto di taxi che non costano neanche cari. E ci sono tutti questi aggeggini in giro per la città che potete affittare, per cui muoversi non è difficile. In più c'è una rete di autobus capillare, quindi vi portano dappertutto. Raga, la cosa troppo figa di Malta è che ovunque ti giri, in qualsiasi via vai, hai sempre la vista sul mare. Troppo bello. Le
le principali vie dello shopping. Siamo in Trick Bisazza, via Bisazza, il cuore di Slima. Lo vedete dal casino, qui si fanno compere. Fermiamoci un attimo qui, che leggo che hanno, sto leggendo che hanno gli scones. Che sono gli scones? Ora lo faccio vedere. Che meraviglia di posto è! Fighissimo, siamo negli anni 60 qua. Hello. Oh. Wow, che figata. Oh, does it bite? Can I touch it? Yes, yes. You want a table? No, I was looking for a scone. Do you have it? Scones, yes. Yes, just one, take away. Yes, but you still have to order here. Okay, okay, thank you so much. L'accento, yeah, dall'accento. Esatto. Italiani. Conosciuto, sì. Siciliani. Somiglia tanto, ho un'amica, si chiama Angela, e lei viveva qua per 4 anni e diventiamo tanti amici. E una volta mi ha bussato alla porta, io ho detto, ciao Angela, che sono sulla fronte, che sono d'italiana. Infatti Angela, vieni, siedete. Che cosa è successo? Sono andata per fare la spesa, sono andata alla commessa per pagare, io ho parlato inglese e mi sposto in italiano. Coco sulla fronte! Oh. Lei è tutta... Simpatica sta signora! Ha detto, guarda, noi vogliamo praticare l'italiano o parliamo italiano? Voi vuoi praticare l'inglese? Allora io parlo italiano e tu parli l'inglese, mi rispondi, giusto, così bisogna fare. Grazie mille. Che ci fai qui? Allora, come vi dicevo e come avete potuto notare, i maltesi adorano gli italiani. La maggior parte dei maltesi parla italiano perché ricevono il nostro segnale televisivo e perché, insomma, fino a qualche decennio fa l'italiano era addirittura una delle lingue ufficiali qui. E tutte le volte che sentono l'accento italiano quando parli inglese e loro hanno il radar, cominciano a parlare italiano perché vogliono esercitare il loro italiano. Noi invece vogliamo esercitare il nostro inglese, quindi si crea la situazione strana in cui loro parlano italiano e noi parliamo in inglese e continuiamo con la conversazione. Ma vi voglio fare vedere una cosa. L'hanno messo tipo gioiello. Non so se li conoscete, gli scones. Sono dei dolci inglesi che io adoro. Adesso vediamo questo com'è. Sono buonissimi. Però, secondo me, i migliori si mangiano a Melilla, al nord di Malta. Poi ve li mostreremo. In tutto questo, Matteo ne assaggia qua un pezzettino, ne assaggia. Ma com'è, eh? Di solito c'è anche il cioccolato dentro, questo no. È buono. Vabbè, non è zuccherato, questa è un'ottima cosa. Poco zuccherato. Ma la versione inglese, scusate, si mangia con marmellata e burro. Ah, ecco. Però vabbè, dai, non è malvagio. Non è che fanno impazzire. È cotta. Raga, quello che avete visto sono i pastizzi. È uno sformato di pasta sfoglia con dentro chicken, cioè pollo, oppure con piselli e ricotta. Buonissimi. Costano pochissimo, te le mangeresti a quintalate. E sono da provare se venite qua a Malta. Ricordatevi, pastizzi. La presenza italiana a Malta è massiccia. Tantissimi si sono trasferiti a lavorare qui, me compresa.
ma non sono solo italiani. A Malta potete trovare le nazionalità più diverse, è veramente un laboratorio multiculturale. Troverete l'inglese parlato in tutti gli accenti possibili e immaginabili. E se fate come Teo, che non capisce niente di inglese, state tranquilli che loro capiscono perfettamente l'italiano. Quando vi trovate in difficoltà, parlate in italiano che loro sapranno rispondervi. Piscinetta di acqua salata per allenarsi, guarda che figata, con vista mare, praticamente sei a mare. Nonostante le troppe gru che affollano parte del panorama e i palazzoni un po' troppo addossati al mare, questa parte di costa maltese rimane gradevole e attiva, ricca di energia. Il mare, come sempre, è protagonista. Arricciato dal vento, regala spettacolari coreografie quando si lancia sulla pietra calcarea trasformandosi in candida schiuma e trasformando la pietra stessa. Non ci sono spiagge di sabbia qui, ma scogli levigati, piatti e piscine naturali di acqua cristallina che invitano a un tuffo ristoratore in qualunque momento della giornata. Eccola, ma dove sei andata? Fare una passeggiata su. Hai capito, lei va a fare le passeggiatine. Penso tutta io. Che vento c'è! Guardate che vento che c'è! Senti una cosa, ma non vuoi ricopiare quel ragazzo lì? Non vuoi ricopiare quel ragazzo lì? Quale ragazzo? Quello lì! Quello che sta nuotando con questo vento! Avranno la pelle fatta di squame, perché cioè, io non so com'è questo fresco. Non mi azzardo a dire freddo perché la temperatura è alta, però questo vento. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Come. Bella galoppo. Vai bella. Comoda, eh? Scherzi a parte, siamo a Spinola Bay. E come potete vedere dalle piccole barchette di pescatori che ci sono qui, adesso abbiamo tutti questi bei palazzoni che hanno un po', secondo me, rovinato la costa. Però un tempo questo era un villaggio di pescatori quasi desertico. Vedete come cambiano le cose? It's crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh.
Cos'è questa? Brera invece? Sì, più o meno è la Brera. Sembra una nave quel palazzo. Sembra un porto privato delle persone che vivono qua. Quindi cosa fai? Esci da casa e te ne vai direttamente sulla barchetta. Palazzo antigravità. Guarda che roba. Fa impressione, eh? Coso così alto in una cosuzza nica nica come quest'isoletta, no? Assomigliano a Singapore del Mediterraneo, e quindi si innalzano verso l'alto con queste opere che sembra che da un momento all'altro ti trovi in addosso. Ma qui siamo in un posto particolare. Scusate, sembro un po' imbacuccata, ma la situazione è quella che è. Siamo a Pacheril. Queste strade che adesso vedete così tranquille, la notte si popolano. Come potete vedere sono un sacco di club, adesso Matteo li riprenderà. E qui la vita notturna è molto movimentata e molto lasciva. Dovete infatti sapere che Malta è detta la Monkey Island, l'isola delle scimmie. Non credo ci sia bisogno che vi spieghi il perché. È facilissimo tra queste vie che accadono degli inciuci, diciamo così. E ci siamo capiti. Quindi se volete divertirvi, andare in discoteca, fare serata di quella pesante e sporca, allora venite qui a Pacheril, nel posto giusto. È famosa anche per i suoi casinò, quindi se volete giocare d'azzardo, soprattutto qui a Pacheril, incontrate molti tra i più famosi casinò dell'isola. Bene, si conclude qui la nostra ventosa passeggiata nella parte più turistica e casinara di Malta. Quindi ci vediamo in un prossimo video, se siete nuovi iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto. Un bacione, baci baci!